Diciamolo, porca vacca, è una frecciatina giusta, dai. Cioè, devono dirla sta roba, devono smetterla di fare le cose registrate. Tra l'altro, questo dovrebbe andare chiaramente tutto in diretta, dovrebbe essere tutto in diretta, costantemente cantato senza aiutini, senza niente. Dai, su, se no te stai a ca, come dice Milano. Te se mingabunde canta, non cantare, fai altro. Saluto chiaramente i legali che seguono, i legali che hanno collaborato a questa denuncia nei miei confronti, li saluto, benvenuti a vedere questa diretta, e come saluto anche gli stessi proprietari di RTI, di Fascino, spero che stiate bene, che siate contenti, spero che abbiate raggiunto il vostro scopo. Salutiamo anche la redazione, salutiamo anche, vabbè, insomma, salutiamo tutti. E quindi ci troviamo a commentare finalmente The Voice Senior, la finale. Quasi quasi mi dispiace che siamo arrivati alla finale, perché almeno avremmo potuto andare avanti a fare un po' di paragoni, no? Cioè, tipo, quelli che cantano sul serio e quelli che fanno finta di cantare. Una volta era fai finta di cantare, fanno finta di pagare. Però eccoci qua. Quindi vi aspetto su Twitch, mi raccomando. Io faccio il figo, ma non è che anch'io conoscessi prima di un amico che è Enrico Silvestrini e quant'altro bene come funzionasse Twitch. Sono un po' così, come si dice, uccel di bosco, nel senso che ci sono e non ci sono, sparisco e non sparisco, ma come vi ho già preannunciato e come già qualcuno ha detto, parli ma non dici mai, stiamo preparando, e uso il plurale perché ho qualcuno che collabora con me nel preparare questa famosa diretta, e di avere anche qualcuno, vabbè, non vi preannuncio nulla. Da mercoledì prossimo, ovviamente, visto che non c'è più The Voice Senior, con grande nostro dispiacere, andremo avanti con quella rubrica dove c'era anche, dove c'è stato Alvise Salerno, e chiaramente andate a seguire su YouTube il dibattito, che non è un'intervista, un appuntamento di dibattiti su quello che è la musica, i problemi della musica, il sistema, tutto il sistema, il cucuzzaro, tutto quello che c'è dietro, dentro, intorno, sopra e sotto a questo mondo malato della musica in Italia. E questa rubrica, che è Musica in Verità, andrà in onda, cioè ci vedremo tutti i mercoledì, andrà in onda, io la tratto come se fosse una TV, perché mi piace, come se fosse la nostra piccola TV, la nostra TV della community più figa e sveglia che c'è su sta roba qua, pronta a tutto. Ogni volta si cercherà di avere un ospite che vi spieghi cosa c'è dietro, come funziona, a volte anche semplicemente per discutere di come, ma che ne so, si facevano i dischi, di come si vendono, di come funzionano, che cos'è il punto di vista contrattualistico, ma chiaramente in questo periodo storico andremo abbastanza tosti sul scoperchiare il più possibile un ambiente veramente, 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 veramente di cacca. Chiaro che il problema essenziale è trovare le persone che abbiano il coraggio di venire a parlare, a dire la verità, perché il problema solito è che io mi trovo alla fine della fiera come un pirla, come l'unico pirla che dice le cose come stanno, e quindi diventa abbastanza difficile. Non ho paura di esporsi, perché come ho già detto, quello che faccio io, ragazzi, non è un gioco, come tanti pensano, dicono vabbè, fai. Non ha... Chi dice così non ha capito una mazza. Andare a dire certe cose e andare a scoperchiare un mondo che si cerca di tenere il più nascosto possibile, pensate che sia da tutti? Pensate che sia una cosa semplice, facile?
Pensate che questa cosa mi è costata una denuncia, anzi forse sono due, e in una in particolare si sono unite proprio l'Affascino PGT, che è la società chiaramente di vari contenuti che ci sono in TV, e proprio le reti Mediaset e Areti. Io so quello che sto facendo. So che sto combattendo per la verità, so che sto combattendo per il talento, so che sto combattendo un mondo marcio. Per il momento sono da solo a farlo veramente, hai capito? Quindi ci siete voi che sostenete, però personalmente, hai capito, sono qui da solo. Però tranquilli che insomma andremo fino in fondo, più saremo. È quello che continuo a dirvi, ragazzi, informate più gente possibile, informate più gente possibile. Più sa bisogna veramente comunicare dappertutto, perché poi anche per questa live cercheranno di non comunicarlo, capito? Quindi andremo a fare tutto quel possibile con le nostre forze. Quindi aiutateci, aiutateci, aiutateci e aiutate quello che sto facendo, perché alla fine stiamo aiutando non me, stiamo aiutando noi, il mondo della musica in questo paese, che vorrei evitare di dire un po' di più. Detto questo, ragazzi, stiamo per partire con... Eccoci qua. The Voice Senior, ci siamo, siamo un po'... Ecco qua, Di ragazzi, ci Vaca, siamo siamo. in diretta questa sera. A proposito di ciò, faccio una cosa prima di iniziare il programma, una cosa che non mi è mai capitata. Tra l'altro non mi aspettavo, malgrado molti che dicono che sono duro, che massacro i ragazzi. No, queste sono le parole che qualche fan sfegatato, qualche genitore con qualche problema nella comprensione del motivo per cui faccio certe cose. Io qui non sono andato leggero con alcune situazioni, ma attenzione. Angela Bini, quindi partecipante. Salve signor Luca, che ritengo essere un grande difensore della signora musica. C'è qualche refuso di battitura, ma intanto grazie. Leggo questi messaggi sperando di fare cosa gradita. Allora, le scrivo per ringraziare ad aver preso in considerazione la mia performance Blind Audition, critica di cui mi sento non onorata ma onoratissima, non avendo mai svolto nella mia vita la professione di cantante, neanche da dilettante. Sono stata per quasi 40 anni insegnante di educazione fisica e contemporaneamente insegnante di danza e pattinaggio, discipline che mi hanno permesso di assorbire tantissima musica, di respirarla ogni giorno, coreografando mille saggi e spettacoli, così come si evince dalla mia presentazione. Ad un certo punto ho avuto desiderio di raccontarmi attraverso le canzoni che mi rappresentassero. E coraggiosamente inviai la mia candidatura alla redazione di un programma dove mai avrei pensato di confrontarmi con artisti di esperienza, anche minima, ma di esperienza. Salire su quel palco mi ha restituito quell'autostima che per un inganno e tradimento traumatico era in me venuta meno. Ora, se potrò, nel mio piccolo continuerò a cantare di me e della vita. Così come mi ha detto Gigi D'Alessio, la musica aiuta, è la migliore medicina per l'anima. Grazie ancora per avermi prestato attenzione e sollevato critiche per me preziosissime. Un saluto con grande stima, Angela Bini. Ma io cosa devo dire? Cioè, dopo anni in cui uno fa queste cose e arrivano praticamente un ringraziamento per le critiche. Ma io cosa devo dire? Se non intanto grazie a te, Angela, per aver scritto questo messaggio, per aver dato un segnale con questo messaggio, perché è un segnale di grande maturità, ma soprattutto di grande rispetto. Quindi grazie per questo. Poi leggo Elena Strucci. Elena Lastrucci, quindi. Buongiorno maestro Jurman, purtroppo in questo periodo per problemi personali sto seguendo molti social e per puro caso tramite mia sorella ho avuto modo di guardare e ascoltare i suoi due video di The Voice Senior. Quello della diretta è lo stesso postato su YouTube, ma un po' più conscio relativamente, più conciso, scusatemi, relativamente alla mia esibizione. Ovunque sarai, un pezzo che non è tra i miei cavalli di battaglia, mi ricordo questa, non fa nemmeno parte del mio repertorio abituale e forse anche poco adatta alla mia vocalità di ex cantante lirica.
Molti anni fa cantavo solo lirica, ma nonostante questo la cosa bella per me è stata dedicarlo a mia madre. Sono dispiaciuta che la mia esibizione non sia stata da lei apprezzata. D'altra parte lei ha giudicato la sola esibizione che ha avuto modo di sentire. Magari in altri brani più idonei al mio stile, forse il suo giudizio sarebbe stato diverso, o magari anche no, essendoci nella mia voce un po' di contaminazione lirica. Accetto e rispetto assolutamente il suo parere di vocal coach espertissimo e di grandissima esperienza professionale. Magari potrei studiare con lei. Dei suoi consigli ne farò tesoro e sono d'accordissimo quando dice che ho respirato male e che sono stata lenta. Buona cosa è anche rendersi conto dei propri errori. L'emozione a volte gioca brutti scherzi, sicuramente cantare e suonarla un po' più veloce sarebbe stata sicuramente meglio, essendo il brano già lento di suo. La ringrazio di tutto e se ha altri consigli da darmi li accetto più che volentieri. Io nella vita non mi sono mai sentita arrivata, perché ho sempre sostenuto che c'è sempre qualcosa da imparare. Le auguro tante buone cose e tanta buona musica. Elena Lastrucci da Venezia, concorrente di The Voice Senior. Ma Elena, grazie per aver compreso proprio il senso di tutto questo. Ma grazie, perché così mi dai la possibilità di farlo e farlo in maniera tranquilla e serena, perché lo faccio tutti i giorni. Figuratevi se un mio allievo che sto lì a massacrare tra virgolette ogni lezione, perché non c'è mai una volta che dico bravo, mai questo, ma c'è un motivo per la crescita. Cioè, com'è che gli allievi che ho qui, che abbiano 16 anni, che ne abbiano 50-60, tutti la pensano in questo modo qui, e invece ci sono, io non lo so. Grazie Elena. Altra cosa, lemuri il visionario. Ciao Luca, sono Lemuri il visionario. Ho appena visto la tua prima puntata su The Voice Senior, dove dici di non ricordare dove ci siamo già incontrati in passato. Circa due anni fa tu eri nella giuria di Video Festival Live a Milano Marittima, dove io portai un mio inedito che si intitola Niente da dire. Ecco dove. Appunto, non aggiungo altro se non un grazie per quello che stai facendo in difesa della musica in questo periodo così difficile. Per noi concorrenti di The Voice, ogni tua critica è poi ben accetta perché è sincera e costruttiva. Un abbraccio. Grazie Lemuri il visionario, perché vedete che anche quelli che magari non sono neanche... Ma figa questa cosa. Buongiorno maestro, sono Malfatti Massimo e Ali Blind ho portato Candy di Paolo Nutini. Le sue recensioni sui concorrenti, sul programma in generale, sono interessantissime e molto preziose per noi. Aspettavo con ansia il commento sulla mia esibizione, ma sono stato un po' tagliato fuori dal commento di Arisa, che saluto e ringrazio, che paragonava la mia voce a Tracy Chapman. Prenderò comunque spunto da ciò che ha detto su di me, quindi studierò per migliorare il mio vibrato e il mio modo di cantare. Grande. Condividere questa esperienza con persone come Bernardo, Amerio, Mario e Max De Palma è stato incredibile. Spesso... E in questo caso sempre un artista è anche una bella persona. Continuerò a seguirla nei suoi interventi e a rubarle un po' del suo sapere. La saluto Massimo Malfatti. Vado avanti così acceleriamo. Grazie Massimo, non so cosa dire. Che piacere leggere gran parte, qui stiamo parlando di Sofia Puddu. Che piacere leggere gran parte dei concorrenti qua sotto, che bella soprattutto l'onestà intellettuale che si dimostra. Significa veramente che la carboneria sta iniziando a prendere piede piano piano. Beh, d'altronde come contraddire la logica, il buon gusto e soprattutto il nostro immenso maestro. Sei un orgoglio, una forza immensa per tutti noi, grazie come sempre, grandissimo Luca. Ragazzi, non so cosa dirvi. Maestro, mi hanno detto che mi hai massacrato, ecco qui Sonia Davis. Maestro, mi hanno detto che mi hai massacrato nella diretta di ieri sera. Hai fatto bene, così imparo. Cioè, ragazzi, ma cosa devo dire? Cioè, capite? No, davvero, farò tesoro delle tue critiche che saranno molto costruttive per me. Non vedo l'ora di vedere il video qui su YouTube. Non l'ho pensato come un brano blues, ma l'ho interpretato per quello che significa questo brano per me, il mio bambino. Io sono per lui quella donna di cui un uomo non può fare a meno. Storia lunga e triste. Grazie sempre, Luca, ti stimo tantissimo. Sonia, grazie, cioè, ma io vi ringrazio tutti. Qui mi sa che è l'ultimo messaggio che abbiamo riportato. Vincenzo Biascioli, caro maestro Jurman, sono l'avvocato di Ariccia, famoso avvocato di Ariccia, ricordate che non facevo un po', facevo un po' di difficoltà, no? Sono l'avvocato di Ariccia.
avendo vissuto tutta la vita fuori dal branco, può facilmente intuire la mia gioia e il mio stupore per essere entrato nel clan dei suoi carbonari. Ma grande Vincenzo Bioccioli, scelto da un professionista, lei in compagnia di professionisti. La ringrazio tanto anche perché non me lo aspettavo proprio. Ci vediamo su Twitch. Che dire? Ragazzi, direi che possiamo tornare al nostro The Voice Senior. Quindi c'è... Non so cosa dirvi, cioè veramente grazie a tutto il cast di The Voice Senior che accetta, benché come citato qui, massacri senza creare tutto sto trambusto. Cioè, non capisco, ci manca solo che mi scriva la redazione di The Voice Senior dicendo grazie Luca perché commenti e fai pubblicità alla nostra trasmissione invece che ricevere una denuncia di livello zero. Detto questo, dai ragazzi, capite che fa ridere o no questa situazione? È veramente ridicolo. Cioè qua ci sono i complimenti, dall'altra parte cioè, abbiamo... Ma cioè, io non ho parole. Oh mamma Red, ah, proprio loro. Comunque ragazzi, io voglio dirvi solo una cosa, cioè Ippo, ma cioè Facchinetti, no, al di là del ma Red, Facchinetti, Dodi che è un po' più basso d'estensione, ma sono lì che non restare chiuso qui pensiero, cioè lì siamo in alto ragazzi, cioè lì sono ancora spingono. Bravi, non si sente neanche un respiro live. A me la cosa che fa impazzire, poi io conosco molto bene loro, in particolare Roby, sono amico di Roby, sono in buoni rapporti anche con Dodi. Ragazzi, intanto Dodi è uno di quelli, Dodi Battaglia, il chitarrista, cioè uno di quelli che veramente suona in Italia. Ma la cosa che a me è sempre imbarazzato è che loro, oltre dal vivo, adesso è impreciso, sono imprecisi, chiaramente stiamo parlando, ragazzi, cioè 80 anni io, cioè quell'energia lì è tosta, ragazzi, veramente tosta. Quindi qui vado a perdonare, benché abbia detto qui è calante, qui non è preciso, tende a spingere un po' troppo, ma guardate l'energia di sta gente, 60 anni di carriera, ma chi cacchio li ha fatti? Chi li ha fatti? Cioè, e guardate soprattutto l'energia, il sorriso, la voglia di fare musica, la bellezza di fare musica, e ancora oggi stiamo qua a cantarcele, capito, le cose loro, e sono segnali questi che sono importanti. Capito? Cioè, quindi fanno capire tante cose. Ovvio che, ripeto, ci sono delle imprecisioni, è ovvio, si sentono. Però fino a qualche anno fa non c'erano proprio neanche sbavature, non c'erano stonature dal vivo. Capito? Un saluto in particolare, bravissimo, avete ricordato, a Stefano Dorazio che è venuto a mancare. Però intanto devo dire tanta roba, e soprattutto va riconosciuto la carriera a lungo termine così. Cioè quindi, insomma, dai ragazzi, andiamo avanti, va? E tu, osti, e noi, respirone. Lesu. Strisciando. Perché questa scelta? Scusatemi, così, cioè, è una scelta che non ha molto senso per un cantante o una cantante che devono davvero mettere in mostra le qualità vocali. Cioè, intanto è una canzone che ha una storia molto particolare, adeguata a un certo modo di esprimere le parole in un periodo un po' così storico e particolare. È una canzone molto bella, ma che non mette in evidenza una mazza,
capito? Una canzone bellissima, certo, ma che non mette in mostra le doti vocali, perché a parte che qui c'è pensiero, troppa apertura, capito? È troppo sguaiato un po' il timbro, non c'è modo di metterci del bel vibrato, non c'è modo di stare bene, 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 bene sul filo dell'intonazione. Fra, qui apre troppo, oh, che spinge troppo. Cioè, io scusatemi, per il senso del testo, questo modo di spingere sulla gola così chiusa, andandola ad aprire per una contropressione, è molto forzata questa roba qui, molto, diventa fastidioso. Peccato. È un'esagerazione. Secondo me qui c'è una scelta sbagliata, ok? Diciamo che se devi andare lì in alto, che tra l'altro questa donna ha anche una buona estensione, non sarei andato a schiacciare così il suono, perché poi tra l'altro lei è molto teatrale nel modo di porsi, anche vocalmente, non solo scenicamente, cioè il fisico in questo caso riflette molto quello che lei fa vocalmente, e la voce riflette il fisico. Non è un'esecuzione di eccellenza questo, ed è un peccato, perché poi si sente che ha una buona musicalità, un bel modo di portare il tempo, il timbro però è molto schiacciato, diventa piccolo, medioso, un po' stridulo, no? Nelle note alte, e nelle note basse si vedeva che tendeva a spingere troppo, per dare l'idea che, cioè, si vede che lei ha una, come si dice in gergo, come si diceva una volta, una bella canna, no? C'è il fatto di avere una bella spinta, però così si perde respirazione, non è male, intonazione, girava un po' intorno a tutto quanto il brano, quindi precisa da una parte, un pelino imprecisa dall'altra, quindi un po' calante, un po' crescente, poca roba, poca roba, però quel poco che va a rovinare una performance che secondo me poteva essere adatta ad un altro brano, non ne avrei dato questo brano. Tutti i nostri cantanti cantano dal vivo con la nostra meravigliosa band. Che bello, c'è la Clerici che ricorda che i nostri cantanti cantano tutti dal vivo con la nostra meravigliosa band. Sarebbe da sentire qualsiasi talent dal vivo. Diciamolo, porca vacca, è una frecciatina giusta, dai. Cioè, devono dirla sta roba, devono smetterla di fare le cose. Registrate. Tra l'altro, questo dovrebbe andare chiaramente tutto in diretta, dovrebbe essere tutto in diretta, costantemente cantato senza aiutini, senza niente. Dai, su, se no te stai a ca, come dice Milano. Te se mingabunde canta, non cantare, fai altro. Solo RT si lamenta, la fascino, cioè fatemi capire, dai, ma siamo nel, ma veramente, poi fanno quelli del 2024 e vogliono avere il controllo su tutto quanto, nel 2024, e fate i moderni, antichi anche nel modo di fare, ma veramente antichi, mantenere il controllo in una situazione di libertà fa veramente pena, capito? Fa veramente pena. Mi spiace per tutti i soliti legali, insomma, e quant'altro di che hanno esposto denuncia, ma siete ridicoli. Io ve lo dico, siete veramente ridicoli. Questa denuncia è ridicola, ma va bene, liberi di farlo, però dai, cioè. Poi ci si lamenta, cioè è più avanti la RAI che dovrebbe essere più indietro, che istituzionale, dovrebbe essere più indietro, meno moderna, più sul tempo, hai capito? Cioè dai, cioè come se voleste controllare il web, potete farlo in parte, ma non ci riuscirete mai a controllarlo tutto. È stata proposta prima Loredana, a pensiero me. Stupendo, non l'ha incisa. No, io non l'ho mai sentita prima. Cioè, ecco dove abbiamo fatto un bel discorso, c'è, cioè, Gigi D'Alessio che dice sta roba, io non l'ho mai sentita prima,
scrivere. Vabbè, ragazzi, cioè, fa ridere. Oh, mamma mia. Sapete perché dico mamma mia? Perché qualcuno non lo sa, ma se voi andate a fare un giro per divertirvi su YouTube, troverete una tournée di Fausto Leali. Ragazzi, promettete di non spanciarvi dalle risate, ma ormai che ve lo dico è impossibile, anzi spanciatevi pure. Correva l'anno, penso, 92. A Bellinzona, penso, il concerto di Fausto Leali in Svizzera. Ci sono io nei cori, ragazzi, c'ho un cappello alla terra in Strand Derby dove si intravedono i miei capelli ricissimi, lunghi, dove si vede chiaramente una coda, io avevo i capelli molto ricci, una coda riccia che con un vento della Madonna che c'era lì ad Ascona, mi pare, o Bellinzona, mi pare Bellinzona. Cioè, ma ragazzi, morite, io ve lo dico. Mi manchi l'ombra di qualcosa ancora mia. Questo brano, come l'ombra di qualcosa, taradiri, tiaradara, è un modo molto age, diciamo, datato, ok, per cantare questo brano. E non è una questione di età, perché magari, cioè, voglio dire, ci sono i Pooh che le cantano in maniera molto più moderno, però mi manchi. Qui c'è anche da dire una cosa davvero importante. Quando si parla di Fausto Leali, cioè stiamo parlando molto, insomma, Fausto canta ancora. Mi guardo intorno e sento che mi manchi. Crescente. Quanto sta, perché mi spiace, perché il timbro anche è abbastanza interessante, ma si sente che c'è quella parte metallica dovuta a varie cose. Molti non ne parlano mai, però scommetto, perché io sento subito il reflusso, l'effetto del reflusso sulla laringe, le corde vocali, che c'è quel battimento di metallico sul suono, e non è nel caso dell'autotune. Manca lo spessore, cioè il suono forte, importante, potente di questa canzone di Mi Manchi. Avevo già detto la prima volta, avevo sentito che non c'era questa precisione in generale, quindi mi spiace per Bartolomeo Iossa, però qui, insomma, purtroppo la respirazione è quella che ritengo più buona in generale di tutti loro, però siamo a un 5 più qui. Sono delle cose che proprio a me infastidiscono su questo genere musicali. Allora, uno, quando si tende a sguaiare troppo su delle vocali, lì si sente subito l'italiano viene fuori subito. Lei si sente perché uno vuole sguaiare, vuole far sentire che c'è il timbro grattato. Quindi è un troppo, e quando un too much, il troppo stroppia sempre. Quindi è troppo, questo è troppo forte questa cosa. In più, reason fire, cioè dare anche dei finali aggiungendo quel colpo di sillaba in più, o una consonante troppo marcata, ok? Quindi, non... peccato. Simply the best! Simply the best! Invece, simply the best! Best! Il finale deve far finta di creare un portamento, di cadere. Là! Togli le sogne! E ciao!
un buon timbro, ma ripeto, se non ci arriva a fare questi cambiamenti qua, non farlo, perché no, quello non è un passaggio di registro, attenzione, non diciamo ste cose qua, i passaggi di registro, no, lì deve andare in voce piena. Quindi attenzione a sta roba qui, perché doveva andare quello che si dice in gergo di strappo, no? Cioè, bisognava spingere tenendo tirato, ma dando comunque una pressione, si dice sottoglottica, cioè l'aria che arriva con una spinta come un cazzotto alla laringe, da tenerla ben solida e allo stesso tempo tirar fuori quella nota. L'ho sentita subito che non andava bene, mi dispiace, perché Sonia Zanzi, tra l'altro, è scelta da noi, Sonia Zanzi, è proprio nella squadra. Insieme a Mario Rosini c'è Sonia, c'è l'avvocato Vincenzo, c'era Diana Puddu, c'era, vabbè, Danilo Merio, non c'è Benito Madoni, Annalisa Delli Ponti, non c'è, Marcello Menichini, Luca Minelli, Bernardo, vabbè, comunque. Quindi abbiamo questo problema. Abbiamo questo problema. Quindi qui è stata una scelta totalmente sbagliata, anche perché una che già di partenza ha un timbro molto simile, io non avrei fatto la scelta facile di andare su un brano di Tina Turner, anche perché se non fai certi mini virtuosismi che fa Tina, Tina non ne fa tante, ne fa pochi, capito? Però li fa veloci, classico, capito, in modo da vocalità black. Quindi se tu togli quella roba lì, sposti gli accenti ritmici in maniera da rilassarli, da renderli più quadrati, e quindi perdi il rimbalzo del funk, del soul, del rock, ma del rock con influenze black, insomma, non va bene. Peccato Sonia, peccato, non avrei fatto questa scelta, e soprattutto attenta a velocizzare il vibrato, perché devi farlo, attenta a non fare quelle cose, quella classica italianata di fare na 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 na, capito? Cioè, che un conto è farlo da Michael Jackson nel modo giusto, un conto è e dare sempre quella vocale o quella sillaba in più sulle chiusure, che invece è bello farle scendere in maniera musicale. Proprio toglierei quella roba lì, perché perde il pezzo, e oltretutto ad aprire così tanto, a sguaiare così tanto il timbro, si sente proprio che sei italiana così, capito? Peccato, perché io avrei scelto un brano italiano, anche se hai questa vena che magari rock, che ti piace, però non è questo il brano. Cioè, preparare un brano del genere ci vuole veramente tanta roba da mettere a posto per poter fare un brano così intenso. È tosto, cioè Tina Turner è tosta. Cioè, io sento, quante volte sento, what's love got to do with it? What's love but a second hand emotion? Invece, what's love, che sono note blues, quindi non si arriva alla nota giusta, si fa quel portamento che si arriva con modo bluesy, cosiddetto, alla nota della melodia, no, la si sfiora ma si torna indietro, ma dando quel what's love got to do with it. Ad esempio qui, got to do un colpettino, don't do, è come se facessi what's love got to do with it, che brutto, no? Invece what's love got to do with it, what's love but a second in emotion, what's love got to do with it, who need a heart when a heart can be broken, cioè who need a heart, cioè
quel ta pa un ta ta tum ta ta, qui si va sugli ottavi puntati, sulle terzine, quindi c'è, ci sono colpi che vanno fatti in modo impercettibile, si chiamano ghoste, capito? Ma è un modo anche qua. It's simply the best. Più veloce, no? Diventa troppo lento quello, no? Sono tutte terzine, anzi sestine per essere ancora più giusto. Comunque detto, andiamo avanti. Diciamo che è un peccato, ecco, io non avrei fatto questa roba qui. Quindi cioè, mi dispiace perché tra l'altro mi piaceva, quindi l'ho scelta dentro. Qui va messa a posto, Sonia. Cavolo, sei nella squadra e ci fai questo scherzetto qua. Peccato. Quindi c'erano delle cose in intonazione anche buone, però manca quel blues in più, manca la velocità poi, perché un conto è fare blues alla vecchia maniera, tipo cioè un conto è quello, un conto cioè poteva essere, potevi scegliere un blues a questo punto. Peccato, diciamo che anche qui siamo sul 5,5, dai. 5,5. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento. A Calante lì. Allora. Caro Luca Minelli. Qui impegnativa questa correzione da fare. Allora, partendo dal presupposto che siamo davanti a uno dei capolavori della musica italiana, che è diventata una delle poche canzoni moderne italiane diventate veramente famose in tutto il mondo, perché richiama un'aria semilirica nella scrittura. C'è sempre da stare attenti quando si canta a metà. E metà intendo dire tra lirica e il moderno, perché questo poi tra l'altro è un lirico sporco. Ed è un peccato perché tra l'altro arrivare anche al sì in questo modo, cioè c'è da dire che se è un tenore, Luca Minelli è un tenore, in dubbio, perché si sente proprio il modo, la tensione cordale, la vibrazione netta. Poi discutibile il modo in cui non è proiettato il suono in maniera realmente lirica, quindi un po' di riparazione c'è, diciamo così, nell'esecuzione, quindi si è riparato un po' portando indietro, facendo quella che si chiama retrazione linguale posteriore, che serve ad andare un po' indietro, no? E dare quel finto lirico indietro. C'è uno studio, ovviamente dentro il respiro è anche controllato. Però, ragazzi, stiamo toccando veramente un brano. A me viene troppo in testa quando lo sento l'originale. Quando sento questa roba mezza lirica, fa come se sentissi un po'. Anche quando la faceva Pavarotti, insomma, c'è quel modo di cantarlo che è squadrato, che io purtroppo non sopporto. Mi piacerebbe sentire un lirico meno squadrato in generale, no? Che tentasse di stare un po' almeno nella divisione ritmica più moderna. Però così devo andare su in quel modo lì, è proprio
si sente che c'è qualcosa che ancora non è aperto, malgrado lui sia un tenore, e si sente che lo è. Però ci vuole anche la disperazione, no? Questo brano richiede anche un quasi non arrivarci. Ma tanto, tanto bene! Cioè, quella cosa di luce che è proprio quel graffio in gola, no? Che vuol dire lirico squadrato? Vuol dire che per appesantire il timbro, a volte si è un po' più lenti sul modo di stare sul tempo. Specialmente, ripeto, un lirico fa fatica a creare delle divisioni ritmiche che sono diverse dal concetto proprio della lirica, no? Del canto lirico. Ma non è solo un colpo di gola, sai, sono tante cose messe insieme. Diciamo che è impuro anche lui, chiaramente, perché non è puro. Qui mancano una serie di condizioni. E quindi questo brano, per essere, a parte la voce che si fa sentire, questo è un brano dove gli ibridi cosiddetti, cioè quindi tra il lirico e il moderno, possono far sentire, se hanno una buona estensione, la loro estensione. Però questo non basta, ok? Non basta. E anche in questo caso non avrei fatto questa scelta, avrei scelto magari un brano che non c'entra niente proprio con, neanche con l'ibrido, ma l'avrei preso un qualcosa magari di un po' più moderno da un certo punto di vista, senza inserire dentro il ricordo, ok? Questo così. Detto questo, non voglio spendermi troppo, perché bisogna entrare nel super tecnico per far capire, ma qui siamo in un 5 e mezzo anche lui. Sento tanto l'anima, cada vento sento solo voi. Va su bene. Allora, Uccio. Qui è tosta, perché bisogna andare a cercare, come sempre, per una questione didattico-formativa e di critica costruttiva, dobbiamo andare a cercare i difetti. Buona respirazione. Il fatto di tenere le spalle giù durante gli acuti è molto importante. Qui infatti mi è piaciuta. Proprio la postura esatta per andare a cercare quella grinta e quel grattato, diciamo così, sulle note così alte, mezzo soprano pieno. L'unica cosa, ci sono degli errori. Uno, intonazione precaria. A forza di spingere in quel modo lì per andare a cercare la potenza sugli acuti, se non hai un buon controllo di bilanciamento tra l'orecchio, si dice esterno e orecchio interno, tendi nel momento in cui spingi così tanto a essere crescente. Ed era crescente in molti punti, anche sui passaggi, anche quando è discesa giù. E quindi questo è un gap che va lavorato, si lavora su questo, per centrarlo bene. Il vibrato in alcuni momenti era un po' troppo presente e troppo veloce, in alcuni momenti invece era abbastanza buono. Si sente che c'è un gusto naturale, peccato se non ha studiato, però potrebbe sempre riprendere gli studi. Sembra una che abbia comunque un po' rubato un po' qua un po' là. Non mi dà l'idea di uno che abbia studiato veramente tanto, ma che abbia rubato un po' di qua un po' di là, quindi un po' di sapienza, diciamo, in giro da altri cantanti, altre cose. Quindi alcune cose sui finali non mi piacevano, ma anche lei alcune cose difficili, quindi la canzone è molto difficile, tutto un attimo, è sempre stata una canzone difficile. E
bisogna stare attenti italiani a non dare sempre quei colpi o scendere in maniera drastica durante i finali, le note finali, da portare nel modo giusto. Diciamo che avrebbe potuto essere più precisa, controllare meglio il vibrato, controllare meglio un pelino la dinamica, anche se è stata abbastanza buona. Alcune vocali erano sbagliate. Direi che siamo sul 6 più 6 e mezzo. Siamo tra 6 più, Slide of hand and twist of fate. Per niente preciso. Questo brano io ci sono legato perché è un brano che secondo me è semplicissimo, ad esempio questo. Vi faccio sentire una versione dal vivo. Il chitarrista è lo stesso di The Voice, Luca Meneghello. Qui siamo in duetto, ho chiamato la ragazza che era stata eliminata in finale, cioè semifinale. Vabbè, era solo per capire, questo esempio è un album che ho fatto un bel po' di anni fa. Però mi piaceva farvi sentire questa versione, tanto perché è un arrangiamento, è tutto un album che ho arrangiato in maniera un po' particolare con la mia band, tra cui c'è anche appunto Luca Meneghello che è il chitarrista qua dentro. Qui capite che è una versione dove uno spinge, fa quella roba lì un po'. E mi spiace perché poi tra l'altro è anche una persona, è una persona tra l'altro molto educata, capito? Quindi cioè, poi diventa un massacro che non voglio creare perché è tosta, capito? Cioè, set a stone set in your eyes, molto importante qua. See the thorn twist in your side, I'm waiting for you. Sled of hand in twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, yeah. With or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you give it all but I want more, and I'm waiting for you, yeah. Capito? Quando anche and you give yourself away, and you give yourself away. Cioè, secondo me questo è un brano che va vissuto anche se c'è il tempo invadente, diciamo così, nell'originale. L'ho scelta in quella tonalità perché la rendevo più calda. A volte non c'è bisogno di andare su in alto, non c'è bisogno di spingere, non è sta roba qua che a me dà fastidio. Bisogna andare al di là della tonalità. E il fatto di scelta, lui ad esempio che ha questa voce qua, ci sta. Cioè, per assurdo è tutto impreciso, e allora in questo caso doveva secondo me farla dall'inizio, non pianoforte. Mi dispiace perché era tutta imprecisa, non avrei fatto questa scelta iniziale pianoforte voce al suo posto perché non è adeguato.
Poteva farla direttamente subito e soprattutto curare molto l'intonazione, perché spesso è troppo calante, quindi non potendo scendere sotto, e non voglio neanche scendere sotto più di tanto, diciamo che il respiro è stato passabile, molto lineare, poca scelta giusta di vibrati. Un timbro che posso premiare, il timbro che è buono in certi punti, però diciamo che 6 sui, purtroppo è sotto il 5. Peccato. Vorrei che fosse amore, amore quello vero. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai. Allora, questo qui. In realtà è dentro, in questo slow del jazz si possono fare d'amore, però che brutta questa frase, che però rende l'idea. Sono quelle cose tipo del vorrei ma non posso, no? Cioè, vorrei fare questa cosa, mi piacerebbe farla, però non sono in grado di farlo. Quindi questo è come se avessi cantato se stasera sono qui, e perché molto retro. Diciamo che arriva al 6 strappato, dai, 6 meno, molto intonata, però è retro, dai. Ecco qua, John Calzolari, sei qui. Ecco, non ho scelto io questa canzone, l'hanno proprio data all'ultimo momento. Ecco, John, io già qua ti dico, ma perché hai fatto questa canzone? Perché te l'hanno data questa canzone? No, dai, cioè, perché te l'hanno data? E perché l'hai fatta? Sentiamo un po', non è da te. John, cosa hai combinato qua? Cercano te, non cambierai più. Cioè, si sente che qua tu hai cercato di entrare un po' in un brano che proprio sembra proprio che non ti appartenga nulla di questa situazione, ma è anche difficile parlare di Ligabue, perché Ligabue già di suo non è un cantante come Dio comanda, quindi c'è, cioè, sei molto schematico su questo brano e cerchi un po' anche di stare dentro la metrica di Liga, no? Qui sei un po' fuori intonazione. Attenzione qua. Qui, secondo me, John, tu sei fuori proprio il tuo mondo di brutto. Cioè, proprio non è... Ma chi è che te l'ha data sta... Poi sempre lì. Qui John si è stato monodinamico, cioè, mai, capito? Ma qui certe notti, qui giochi, certe notti, e si sente che eri fuori intenzione, perché anche questa canzone, ad esempio, la puoi interpretare dandogli molta più dinamica. Certe notti, cioè, potevi dargli una cadenza diversa, capito? Cadenza diversa. Potevi dargli un po' più di leggerezza, perché cantandola così hai perso dei colori che nel tuo timbro invece ci sono.
gli avrei dato, ecco, diciamo che una canzone del genere data ad un cantante, il cantante lì deve essere furbo e cercare di trovare una sorta di escamotage. Quindi cosa vuol dire? Se mi capita di dover fare una canzone del cacchio di questo tipo, è come se dovesse cantare Fandango, aiuto, no? O peggio mi sento. Cioè, volete uccidere un cantante bravo? Dategli Io Vagabondo. Cioè, un cantante bravo, dagli Io Vagabondo e gli date un martello, se lo dà nelle parti intime, forse si fa meno male. Perché? Nulla da eccepire, sicuramente. Ah, ok, John, vedi, nel senso, cioè, non credo appunto che tu ti sia piaciuto qui, perché non è un brano che ti permette neanche di cercare. Devi avere, secondo me, lì dovreste... Ma lì c'era qualcuno che vi aiutava nell'arrangiamento vocale o zero? Cioè, dimmi questa cosa, John. C'era qualcuno, c'è qualcuno anche in questa trasmissione, almeno qui, che vi aiuta o neanche lì? Perché sennò siamo sempre messi male, no? Cioè... quasi zero. Cosa vuol dire quasi zero? Cioè, c'è un coach, c'è qualcuno o sono i giudici coach, tra virgolette, che vi aiutano? Perché questo è fondamentale capirlo, perché se c'è un produttore vocale, un arrangiatore vocale di quelli veri, cioè un vocal coach con le palle, vi aiuta a trovare una forma espressiva, no? Sì, non so se posso dire queste cose. E dille, cioè, cosa ti sto chiedendo sta roba? Perché se tu prendi il brano e lo riarrangi, no? Vocalmente, intendo dire, che non vuol dire cambiare le note, è proprio l'intenzione. Perché anche se io sento Ligabue, allo stesso tempo Ligabue nel brano, perché l'ha scritto lui, mi comunica, no? Certe notti, cioè c'è quella roba lì. Questo brano, John, te non hai brillato per niente. Oltre al 5 non andiamo qui. Ok, va bene, grazie così, hanno detto dopo. Ah, così ti hanno detto? Ok, va bene, grazie così. Cowboy. Devo dire la verità, poi John, sei troppo simpatico, questa è una figata, però non sono mai riuscito a capire veramente la tua vocalità per poter assegnare un brano su queste cose, capito? Se non c'è un coach, siamo sempre alle allora, solite. Allora Loredana, anche se questo è meno finalista, ovviamente The Voice Senior è una selezione, quindi si scelgono dei brani e poco si aiutano, non è sicuramente la Tony Hadley, vedi? Non è sicuramente la trasmissione dove c'è formazione come in Amici. I belle della musica, ma tu lo sai bene. Beh, John, allora avresti dovuto fare... Allora ragazzi, questo qui ci vuole un attimo di tamarraggine che ci deve saltare fuori. Cioè, qui ci serve un attimo, perché questa roba qui è veramente, dai, è troppo figa, dai. Cioè, questa cosa qua non me l'aspettavo. È un personaggione. Cioè, Luca Meneghello ha fatto la differenza, capito? Però sentiamo un po'. È chiaro che se poi metto l'originale,
perché non è sempre grattato, c'è un momento meno grattato, leggermente più pulito, con delle note un po' più bending che sono molto importanti, capito? Quindi cioè, ci sono delle cose del rock che bisogna capire, che anche se non fanno parte del mio, io non lo canto rock, cioè lo insegno, cioè lo canto per divertirmi, nel senso che lo faccio quando devo magari dirigere qualcuno, devo fare degli esempi, allora dico cosa fare, cosa non fare. Un applauso al chitarrista che bravi. Ha fatto. Oh, bravo, grande Lucone. Bravo. Grande Lucone. Dimmi quando devo fare un peccato, Benito Madonia, perché qua devo fare un appunto. Tu dimmi quando leggero. Dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Dove in Africa che importa? Qui doveva essere leggero, quindi vedendo che al limite abbassala di un tono. Tu dimmi quando, dove sono i tuoi occhi e la tua bocca? Perché rischiare? L'interpretazione musicale, letterale sono fondamentali, poi tu ci metti ovviamente il modo tuo, ma non puoi andare a stravolgere il significato, perché c'è una disperazione importante da tenere chiusa dentro di sé, perché dice vivrò, sì vivrò, tutto il giorno per vederti andar via. Tra ricordi e questa strana pazzia. Cioè, c'è un modo di stare dentro. Forse è ancora. Poi si spezza. Vivrò. Lì si è spezzato, no? Perché non è spinta così. Vivrò. Sì, vivrò tutto il giorno per vederti andar via. Tra i ricordi questa strana pazzia, il paradiso che non esiste, morbido, chi vuole un figlio non si. Che peccato che poi con quel timbro caldo poteva essere più morbido, no? Invece di andare a cercare sta roba qui su in alto, a che ti serve? Che ti serve? Non ha spinto troppo, cioè troppo aggressivo. Non va bene questa roba qui. Peccato, perché poi c'è anche un bellissimo suono, ma se devi andare lì e arrivi, quindi si è proprio incasinato tutto. Che peccato, capito? Che peccato, che aveva, poteva alleggerire tutto quanto. Io gli avrei fatto fare sta canzone, cioè con un timbro così. Con un timbro così poteva cantare, se voleva cantare per forza napoletano poteva fare. Come si fa quando si cade l'anima rindolana? Potevo andare lì, no? Boh, non capisco. O poteva fare If you don't know me by now, you will never, never, never know. All the things that we've been through, you should understand me.
like I understand you. Now, baby, I know the difference between right or wrong. I haven't gotta do nothing to set a happy home. Anche con la voce così magari grattata poteva fare, come si chiama? Ama. If you let me, then I love you. But I love you. Dino Stewart, no? And I love you. Eternally. Poteva rompersi così, oppure you, anzi you are so beautiful. Per lui, no? You're everything I need. You are so beautiful to me. Cioè, poteva aprirsi qua, no? Oppure, che ne so. Cioè, poteva cantarne mille con quella roba lì, anche In My Heart, che comunque, però lui voleva magari fare una ballad, no? Capito? Vabbè, andiamo avanti, dai. No way. La voce man, sì. A parte che l'originale è qua su, For anyone. Questo invece. For anyone. Per cantare Tom Jones, ragazzi, ci vogliono le palle. Non, cioè, che non si offenda lui. È inteso come ci vuole una voce tenorile grossa, importante. Cioè, un altro mondo, ma proprio un altro mondo. Così è proprio. Cioè, se becchiamo in un secondo l'originale, sentiamo una differenza talmente abissale che non ha senso, no? Cioè, non è... A parte, it's not unusual. Cioè, siamo in un'altra eternità, forse in do addirittura. Anzi, penso che sarà qui. Potrebbe anche essere in do, che non in si bemolle. Oppure no, mi sa che in do o in si bemolle, in do, sentiamo do, vedi? Io so cantare, so suonare, decidere ad un addio, aia, cercare di fermare l'onda che nega e ci lascia senza fiato. No, no, Mario, non vai in naso lì, perché... Lì c'è un passaggio che è strano. Anche se mai che tu manchi da morire.
Di Beccato. Perché se mai, perché se mai, che dare da mettere. Aia, lì è proprio, è giù di voce, c'è qualcosa che non va. Amato tutto. Bello quel passaggio lì che ha fatto. Bello. Bello perché questo, lui ha fatto un passaggio bellissimo che è un arpeggio su. Sì, su là, no? Bella quella cosa lì, no? Lì quella l'ha preso male praticamente. E comunque posso dirvi una cosa, in questo caso, ma chi se ne fotte? Qui si sente che non sta bene di voce. Però voglio sentire una cosa, scusate, perché voglio capire questa roba. Lui mi ha mandato un messaggio. Sentiamo un attimo. Ti ringrazio, ma l'ultima puntata non mi sono piaciuto proprio, non sto bene ancora ora, senti? Capite? Questa qua non passatela, però vedi, mi ha appena mandato un messaggio. No, no, sono oggettivo, ragazzi, non, chi difende? Ma perché parlate di difendere quando vi ho detto io subito? Non è una stecca da errore tecnico, è una stecca da uno che sta male vocalmente. Che quando uno stecca perché ha un problema vocale, si sente, in questo caso qui si chiama break vocale, capito? Un break vocale, cioè c'è una mancanza di aduzione perché molto probabilmente c'è quello che si definisce un edema, cioè quando uno ha una laringite, le corde si gonfiano e quindi non si riesce ad avere un'adduzione perfetta. Cioè se c'è uno che ha una laringite e una febbre, faccio un esempio, ma come faccio a dargli una valutazione oggettiva finale? Però dobbiamo considerare questa cosa, che Mario, tolta questa purtroppo esibizione, ne fa 100.000 superiori a 10.000 di più, quindi giusto penalizzare un Mario Rosini così tanto, capito? Non lo so, insomma, conoscendolo, io perché lo conosco vi direi, ma cioè, comunque anche lì è stato sopra tutti, comunque si sentivano delle cose, capito? Non poteva passare, forse sì, ma lì ho voluto giocarsela. Secondo me per l'ultimo ha inficiato molto. Quindi, ma no, non è che lo hanno voluto penalizzare, non guardo questa cosa. È chiaro che se uno sta male devi farlo cantare per prima, cioè non lo metti in fila. Poi ci devi fare una promessa, non sparire più. Ecco. Però qui, quando faccio una promessa, non sparire più. Gigi, siamo amici, questa cosa te la do di, però questa cosa non va detta, non è lui che ha voluto sparire. Lui non ha mai voluto sparire. La verità è che quelli così, lo sai benissimo Gigi, che vengono spesso fatti fuori dai giochi, cioè perché sinceramente, no, adesso togliamo la stecca di stasera perché sta male, no, come se fosse colpa di Mario che non vuole diventare uno da girare il mondo. Bisogna dire la verità, lui avrebbe dovuto dire Mario, promettimi una cosa, ok? Che io ti sto a fianco, ti aiuto, così non sparisci più. Questo avrebbe dovuto di Gigi, perché uno con la potenzialità di Gigi,
che comunque ce l'ha sicuramente molto più di Mario, dovrebbe, cioè io sono del parere che chi ha potere deve aiutare il vero talento. Quindi questo sistema di merda che toglie la situazione, ma uno come Mario, io lo conosco molto, molto, molto bene. Siamo amici e quindi vi dico che le storie sono un po' diverse, eh? Se proprio dobbiamo dircele tutte. Il primo semifinalista, Sonia Zanzi. Okay. Mario Rosini. Diana Puddu. Luca Minnelli. Crescente sempre. Molto impreciso Luca Minnelli qua, molto impreciso. Si vede o che si sono rilassati, si sono, non lo so, sta facendo delle cose che non vanno bene. Sonia, perché stai a fare ste robe? Da. Tu mi manchi amore mio. E a me manchi amore qui. E a me manchi amore. Andato a strozzarsi, devo andare invece. E mi manca amore mio. E ritosta, e mi manca amore mio. E tosta lì. Senza di te. Che peccato, Mario. Perché ti conosco, cioè non è che peccato, me ne frega un cavolo, cioè è sfiga, cioè proprio che grande sfiga. Ha fatto delle cose comunque dentro che chi è musicista sa che ha fatto delle cose pazzesche dentro. Può capitare, certo, peccato che dentro questa roba qui, infatti questo l'ha penalizzato. Buona la potenza vocale, il vibrato non è il massimo. Questo è il target di The Voice, Diana e The Voice. Ha detto una cosa chiaramente giusta anch'io, nel senso cioè Mario dovrebbe vincere un Sanremo per intenderci, capito? Quindi cioè, rivedersi lì. Ha detto una cosa giusta, ha detto una cosa giusta in questo contesto, quindi va bene che Mario... non vinca, ma si è arrivato lì, cioè capito, quindi non va bene così. Diana Puddu! Ha vinto la Sardegna, dai, allora bene, ha votato tutta la Sardegna, esatto, allora ragazzi, dai, diciamo che è stata un'edizione seria. Devo dirvi anche che in finale non è stata così male la componente della finale in generale, quindi la componente canora non è stato male, e diciamo che riguardo alle performance di stasera è giusto così, è giusto così. Saluto tutti gli amici, Mario, anche Gigi, e insomma saluto tutti quelli, tutti i componenti, tutti lo staff, il cast di The Voice Senior, che si sono dimostrati veramente molto molto pacati, piacevoli, molto rispettosi, bello insomma. Ringrazio tutti voi per essere stati qui e perché seguite questo canale, seguite YouTube, Instagram, Facebook, insomma seguite tutto quanto, seguite questa lotta, date la possibilità a persone come me di aiutarvi a capire qualcosa di più sulla musica, se vi è d'aiuto, ma questo per darvi sicuramente delle armi di conoscenza per decidere in totale libertà e in totale serenità ciò che poi, una volta che conoscerete di più, vi piacerà o non vi piacerà. Quindi grazie per darmi la possibilità anche di darvi dei dati sulla musica. Spero che questi arrivino per come devono arrivare.